l'ultima puntata dell'anno della nostra trasmissione Regionando, torneremo a parlare della manovra finanziaria, evidenziandone in particolare la valenza politica. Il Consiglio regionale prosegue la razionalizzazione della spesa, garantendo un risparmio per l'anno prossimo di 1 milione di euro. Dipende anche dalla scelta di ridurre l'adeguamento all'inflazione dei vitalizi degli ex consiglieri. Il Consiglio a maggioranza vota anche la legge che potenzia l'intervento di sviluppo toscana a favore dell'economia regionale. Il dibattito è aspro e lunghissimo. Sono praticamente tutti d'accordo invece sull'acquisto degli immobili delle terme di Montecatini. La proiezione della Toscana verso il futuro è quella che emerge dal premio Innovazione. Abbiamo già proposto le immagini e le interviste agli organizzatori, Consiglio regionale e Confindustria. Oggi sentiremo alcuni degli imprenditori protagonisti, ci faremo spiegare i loro progetti. Siamo a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Cosa rimane allora di questo 2022 in Consiglio regionale? Ecco le risposte che ci sono arrivate. Partiamo dalla maggioranza. Ma intanto noi usciamo da un 2022 nel quale ci siamo impegnati come gruppo, ma complessivamente come commissione e come consiglio, su alcuni aspetti fondamentali. Intanto gli stati generali della salute, è stato un percorso lungo, impegnativo, abbiamo interessato, ascoltato tantissimi portatori di interesse, dai professionisti, ai sindacati, al volontariato, alle istituzioni locali, e poi abbiamo proposto e approvato una risoluzione che dà indicazioni precise per quanto riguarda quella che dovrà essere la sanità del futuro. Abbiamo approvato leggi importanti come quella che dicevo dei custodi della montagna, abbiamo poi avviato il percorso degli stati generali della cultura. Ma il Consiglio regionale a mio avviso ha lavorato bene, ha lavorato in maniera molto intensa, finalmente abbiamo avuto una riscoperta dell'attività politica, anche dialettica, questo non lo nascondo, rispetto alla nostra libertà di agire in Consiglio regionale come gruppo Italia Viva. Grande soddisfazione come vicepresidente per aver portato a casa due risultati importanti a favore dei giovani, soprattutto a quella di iniziativa che ha messo tanti giovani a lavorare insieme, a riscoprire elementi di relazione. Un Consiglio regionale che comunque deve lavorare ancora di più e meglio rispetto agli strumenti di programmazione, penso a quello che riguarda il piano regionale di sviluppo soprattutto e al piano dei rifiuti, due atti che nel 2023 non potranno mancare. Spazio ai gruppi del centrodestra. Sono intervenuti i capigruppo di Lega e Fratelli d'Italia. Un anno molto difficile proprio per la mancata organizzazione, la mancata programmazione, cioè questo Consiglio regionale in questo anno ha vissuto in emergenza, ma non in emergenza pandemica o in emergenza dovuta alla crisi energetica, in emergenza perché niente è organizzato. Noi abbiamo avuto commissioni su commissioni in contemporanea, abbiamo avuto consigli convocati in urgenza, ricordo quello per l'aumento del bollo, che anche quella è una scadenza programmata, però purtroppo abbiamo svolto in urgenza anche quel consiglio, diverse leggi impugnate dal governo, quindi una mala organizzazione generale. È stato un anno strano, è stato un anno in cui non, secondo me maggioranza e opposizione non hanno trovato un modo di dialogare. Noi siamo stati sempre considerati da parte della maggioranza un qualcosa da non coinvolgere nelle decisioni, un qualcosa da non far partecipare alle decisioni. Non è così che si amministra, non è così che si governa, o meglio, se si sceglie di governare escludendo sempre a priori, non ascoltando mai i consigli, i suggerimenti che arrivano all'opposizione, poi ci si prende onore e oneri. Un altro schieramento è quello rappresentato dal Movimento 5 Stelle. È stato un anno sicuramente impegnativo perché è coinciso anche con una grave emergenza legata al conflitto tra Russia e Ucraina che ha coinvolto tutti gli attori mondiali, con conseguenze che non ci saremmo aspettati e soprattutto sono coincise col momento con il quale stavamo uscendo dall'emergenza pandemica. Questo ha significato che se prima si lavorava già in emergenza, pur senza necessità particolari, si è continuato ad andare in questa direzione per certi punti di vista. E quindi di nuovo
questa giunta non ha dimostrato dal punto di vista dello sguardo volto al futuro nessuna attenzione, semplicemente un vivere alla giornata con ciò che sia, scaricando la responsabilità della propria incapacità organizzativa e amministrativa sui vari attori. L'ultimo gruppo è quello misto, con la consigliera Tozzi, ascoltiamo anche lei. Sicuramente un anno particolare, nel senso che è stato un anno di gruppo misto di Toscana Domani, un gruppo che, come sanno tante persone, chi mi ha letto, chi mi ha dato fiducia, ha cercato di portare dentro questo Consiglio regionale le istanze del territorio che mi ha letto, ma comunque sì, ecco, di portare anche un po' di quel mondo civico che molto spesso è, come dire, visto in modo marginale rispetto a quello che è la dinamica politica più stretta. È stato un impegno concreto, un impegno caratterizzato da pragmatismo da parte mia, e sicuramente, ecco, non posso che essere, come dire, farne un bilancio assolutamente positivo. I 6 capigruppo dedicheranno anche un breve augurio ai nostri telespettatori, li ascolteremo alla fine. Oltre al bilancio e alla manovra finanziaria, come dicevamo, il Consiglio regionale nei giorni scorsi ha approvato una legge importante che ridisegna il futuro di sviluppo toscano. Il confronto prima del voto però è stato aspro. Le opposizioni di centrodestra hanno presentato 400 emendamenti che hanno allungato i lavori fino alle 3 della notte. In pratica, Sviluppo Toscana si trasforma da società di servizio ad un'agenzia vera e propria con più attività da svolgere, dice la Presidente della Commissione Sviluppo Economico. Diventa uno strumento operativo, uno strumento esecutivo che vuol stare a fianco alle imprese e quindi riguarderà indirettamente anche tutto il collegamento con SICI, con Fidi Toscana, e facciamo in qualche modo una rete di tutti gli strumenti che la Regione Toscana ha messo a punto per affiancare il delicato momento anche della fase economica che stiamo vivendo. Quindi ci aspettiamo che sia uno strumento flessibile e che possa essere messo a fianco delle imprese e che va dunque a lanciare la Toscana nel panorama non solo nazionale ma soprattutto internazionale, quindi cogliendo anche quelle sfide di mercato che è cambiato molto in questi momenti e che necessita da parte della Regione di avere uno strumento che sappia affiancare le aziende per cogliere tutte le opportunità. Al di là della contestazione del metodo utilizzato, c'erano state prima del dibattito alcune visibili aperture politiche di una parte del centrodestra, ma la legge alla fine non convince. Noi ci crediamo a questo progetto, ci piace questo progetto, ma così come è nato, come si sta sviluppando, ci fa paura. Spiego candidamente perché. Ad oggi la maggioranza ha approvato una legge che dà la possibilità a Sviluppo Toscana di rilasciare garanzie dirette. Per capirci, se l'azienda di Francesco Torselli non ha la possibilità di accedere al credito, può farlo e garantisce per Francesco Torselli Sviluppo Toscana. Sviluppo Toscana però non è un intermediario creditizio, cioè non può avere una controgaranzia da parte dello Stato. Vuol dire che se Francesco Torselli e la sua azienda diventa incapace di pagare, diventa un'azienda debitrice, nei confronti delle banche il mio debito lo sana Sviluppo Toscana, che è una società posseduta al 100% dalla Regione Toscana. Quindi se Sviluppo Toscana concede garanzie alle aziende e le aziende saltano, ci rimette i soldi Sviluppo Toscana, ci rimette i soldi la Regione Toscana. Spiega l'assessore Marras, allarghiamo l'oggetto sociale ma resta quello originario, stiamo cercando di efficientare il patrimonio di Sviluppo Toscana che avrà anche funzioni di accompagnamento alle imprese e ingegneria finanziaria. Noi registriamo ancora un botta e risposta tra maggioranza e opposizione, la prima approva con toni molto soddisfatti, la seconda attacca. Si struttura un soggetto istituzionale importante in house della Regione Toscana, un soggetto in grado di intercettare fondi comunitari non solo a servizio della nostra Regione, per i comuni, per le imprese, in grado di veicolare per i prossimi 7 anni i finanziamenti di carattere comunitario. La Toscana aveva bisogno e necessità di un soggetto economico forte che facesse da volano di risorse per la nostra Regione. Il futuro della Toscana passa dagli investimenti per le imprese, per gli enti locali, per le aziende sanitarie, i processi di innovazione che non possono non intercettare grandi fondi comunitari, quelli del PNRR, fondi nazionali, e credo che noi abbiamo fatto una scelta di coraggio che va in una logica riformista. Non attenzionata dalle commissioni, non discussa, non condivisa, arriva alla fine dell'anno, quindi ferma per più di 6 mesi. Una posizione assolutamente contraria per quella che è la visione oggi
di Sviluppo Toscana, non sappiamo quale sarà la fine di Fidi e già pensiamo a una nuova società in house. Anche qui mancata programmazione. Il presidente Gianni in campagna elettorale aveva annunciato che Fidi diventasse la società in house per eccellenza della regione toscana. Oggi ci troviamo affinché le quote di Fidi vengano vendute. Sviluppo Toscana dovrebbe diventare la nuova società in house di Regione Toscana con un CDA totalmente nominato, quindi un consiglio di amministrazione che è sempre competenza del consiglio regionale, nominato direttamente dal presidente, quindi non ci sarà nemmeno una possibilità di controllo da parte delle opposizioni. Infine, il parere della capogruppo del Movimento 5 Stelle. Io credo che con questa legge si capisca ancora più chiaramente quanto il presidente Gianni stia cercando di accentrare le risorse e il controllo su queste risorse nelle mani della Giunta. Innanzitutto potenziando Sviluppo Toscana, il che potrebbe anche essere una cosa favorevole se nel frattempo non si danneggiasse invece Fidi Toscana, che da essere un soggetto importante per la regione adesso è in fase di smembramento e cessione praticamente, questo da tempo, nonostante nel programma del presidente ci fosse ben altro 3 anni fa. E innanzitutto poi la creazione di questo CDA, ci sono dei passaggi di possibili illegittimità, un CDA nominato interamente dalla Giunta quando tutti sanno invece che alcune nomine vengono fatte anche dal Consiglio regionale e anche dalle opposizioni. Controllo su milioni di euro che specialmente al fronte del nuovo settennato dell'Unione Europea e a fronte degli investimenti che verranno fatti in Toscana significano una sola cosa, che il presidente Gianni vuole controllare tutto ciò che ha a che fare con l'economia, compreso anche il sostegno alle categorie economiche. Un'altra legge votata proprio in extremis dal Consiglio regionale determina l'acquisizione degli immobili storici delle terme di Montecatini. Tettuccio, Regina, Excelsior, tutti d'accordo in aula con la sola astensione del gruppo misto. Questi immobili, spiega la presidente della Commissione Cultura, sono stati dichiarati come aventi interesse particolarmente importante ai sensi della normativa in materia di beni culturali. La stima del loro valore è di circa 15 milioni, 9 per il Tettuccio, quasi 5 per l'Excelsior e oltre 1,1 per Regina. Inoltre l'acquisto è subordinato all'omologa del concordato preventivo. È una legge che dà mandato alla Giunta regionale di procedere con l'acquisto dei beni Tettuccio, Regina ed Excelsior come beni identitari, storici della città e non solo, patrimonio dell'UNESCO per quanto riguarda il termalismo e soprattutto destinati ad un progetto di valorizzazione culturale al quale il Presidente sta già lavorando. Credo che questa sia la svolta per la città di Montecatini, sia per assicurare, come abbiamo sempre affermato, la necessità che quel patrimonio così di alto valore sia assicurato alla proprietà pubblica e quindi alla fruibilità di tutti i cittadini, sia la possibilità di sviluppare appunto una nuova progettualità che consenta in un momento ancora di crisi del turismo termale di poter puntare su assi culturali sulle quali sicuramente il territorio ha molto da spendere. Siamo veramente all'ultimo miglio. In Commissione Congiunta Prima e Quinta abbiamo dato parere favorevole sulla PDL 167, che appunto è quella che permette alla Regione l'acquisizione dei 3 stabilimenti, Tettuccio, Regina ed Excelsior, delle terme di Montecatini, perché come sapete c'è un concordato in corso e quindi la Regione acquisterà dal concordato. Io ringrazio l'assessore Scioffo perché ha lavorato veramente in maniera alacre a questa questione e speriamo di farcela, perché Montecatini non è solo terme ma è anche UNESCO e quindi va salvaguardata sicuramente insieme ai suoi stabilimenti. Il Consiglio ha anche approvato un documento che punta a valorizzare nel suo complesso il sistema toscano termale. In che modo? Leggiamo: con un programma di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi urbani per restituire qualità ambientale e socio-economica al territorio. La lunga maratona del voto sulla manovra si è conclusa, lo ricordiamo, dopo 3 giorni di dibattito, polemiche, tensioni. Dal centrodestra erano arrivati centinaia di emendamenti che solo l'ultima mediazione del Presidente della Giunta ha stoppato. Riascoltiamo allora la considerazione politica di Eugenio Gianni, che ha risolto l'impasse.
dimostra che il bilancio diventa un atto concertato fra maggioranza e opposizione e quindi il contributo diventa un contributo costruttivo a un lavoro che la maggioranza con molto dialogo e apertura riesce a sviluppare. Alla mezzanotte del 22 dicembre, dopo 3 giorni di lavoro, c'è il sì definitivo alla manovra e noi per il telegiornale abbiamo ascoltato il Presidente dell'Assemblea. Sono state giornate lunghe, intense, con un unico obiettivo, cercare di approvare il bilancio per dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La necessità di non aumentare la tassazione è stato uno delle scelte principali di questo bilancio. Noi ci siamo posti un obiettivo, un bimbo che nasce nel comune più periferico della Toscana deve avere gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bambino che nasce, di una bambina che nasce a Firenze. Ed è quello che facciamo con le risorse per i piccoli comuni, offrendo la possibilità di sostenere le tante iniziative che ci vengono proposte dai territori sotto i 5.000 abitanti. Lo stesso Mazzeo parla del risparmio del bilancio specifico del Consiglio regionale, che non attingerà ad altri fondi regionali, anzi sarà in grado di risparmiare 1 milione circa per il 2023 e quelle risorse potranno essere impiegate così per altri scopi. Questo è un lavoro collettivo di tutto l'ufficio di presidenza che è riuscito a non aumentare la richiesta di fabbisogno alla Giunta regionale anche in un tempo difficile come questo, dove gli aumenti dei costi dell'energia, la rivalutazione dei prezzi ci portano nelle condizioni ad avere meno disponibilità reali. Perché siamo riusciti a farlo? Lo abbiamo fatto perché dall'inizio della legislatura ci siamo posti un obiettivo, quello di razionalizzare i costi della politica e allora siamo riusciti a recuperare quasi 1 milione di euro. Lo abbiamo fatto con la norma approvata qualche settimana fa sul contenimento degli aumenti dei vitalizi degli ex Istat, degli ex consiglieri regionali. Lo abbiamo fatto facendo una scelta, quello del lavoro agile da fare il lunedì e il venerdì in parte delle nostre strutture. Questo ci permette di risparmiare quasi 100.000 euro. Lo abbiamo fatto continuando in una strada tracciata già negli scorsi anni, che è quella del contenimento al finanziamento ai gruppi politici. Insomma, una scelta di sobrietà che ci ha permesso però di utilizzare quelle risorse per poter finanziare progettualità rivolte ai giovani e alle donne. L'obiettivo è sempre uno, fornire servizi migliori ai cittadini cercando di riorganizzare il lavoro e utilizzare quelle risorse per ciascuno e ciascuna di loro. Torniamo alla manovra, stavolta c'era davvero molta attesa su ciò che avrebbe determinato per le imprese toscane, per la nostra economia insomma. Scambio di idee allora tra Presidente e Vicepresidente della Commissione. Diciamo che la legge di bilancio prevede e traccia una linea ben precisa su alcuni punti, in particolare parlo dello sviluppo economico, quindi 198 milioni di cui 120 milioni del PORFESR, quindi fondi strutturali del settennato 21-27, con una cifra sostanziale e sostanziosa soprattutto che prevede un sostegno alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione, alle start-up, quindi andiamo a delineare quello che è un sostegno, un affiancamento al nostro comparto per lo sviluppo delle imprese e tutta la parte appunto del lavoro. A fianco a questo mi preme ricordare la formazione professionale con 201 milioni che vanno a integrare e a raddoppiare, più che a raddoppiare, le risorse previste proprio sulla formazione professionale in un momento molto delicato. Ci aspettavamo da questa manovra molta più chiarezza, un disegno, una strategia e anche un po' di coraggio. Le materie che sono all'ordine del giorno della seconda commissione risentono moltissimo di tutto quello che sta accadendo, dell'inflazione, del post-Covid, della crisi energetica, della guerra in Ucraina, del rincaro dell'energia. Tutto chiaramente va a appesantire molto quelli che potevano essere gli interventi sulla seconda commissione. Però appunto ci sembra che manchino due cose. Manca una risposta chiara e manca chiaramente una risposta che fosse energica e fosse in grado di liberare le energie invece in tutti i settori, dal turismo all'agricoltura, passando per il commercio e per l'artigianato. Il
Resta in tema, in fondo, l'ultimo grande evento ospitato in Consiglio regionale in questi giorni ed è la cerimonia del Premio Innovazione. Abbiamo già sentito i suoi promotori, adesso ascoltiamo i protagonisti di alcune imprese che hanno presentato i progetti che poi sono stati selezionati e hanno vinto. Sono solo degli esempi, come questa azienda che ha ideato un nuovo sistema per la frangitura dell'olio. In questo modo possiamo pilotare e addirittura, come ho già detto, annullare del tutto l'ossidazione del prodotto e quindi avere un prodotto più longevo e più sano a livello anche alimentare. Il progetto consta sostanzialmente di un robot per l'ispezione del sottocassa dei treni, quindi ispezione remota, è possibile effettuare questa ispezione tramite questo dispositivo senza la necessità di binari sopraelevati, quindi di portare il treno negli impianti di manutenzione. Il progetto con cui abbiamo partecipato sono i dentifrici in compressa, sono un nuovo approccio alla deterzione, diciamo, dei denti, perché sono dentifrici senza acqua, waterless. In pratica sono delle piccole compresse che vengono schiacciate fra i denti e si trasformano in dentifricio vero e proprio. Il nostro progetto è un progetto che prevede un impianto mobile per il recupero della risorsa idrica partendo da un refluo civile o industriale mediante un processo depurativo che lavora in economia circolare. Facciamo sensori di visione e in particolare proponiamo soluzioni per la visione ispirate all'occhio umano. Siamo spin-off della Scuola Superiore di Sant'Anna e siamo ancora in fase di start-up. In collegamento con noi ci sono 6 capigruppo del Consiglio regionale. Alla fine abbiamo chiesto loro di rivolgere un augurio ai telespettatori di Telegranducato per il 2023 che sta iniziando. Un augurio veramente di serenità, di salute e soprattutto di ottimismo, perché se siamo ottimisti riusciamo anche ad uscire da delle situazioni molto spesso difficili. Ma intanto che sia un anno sereno, dove la guerra possa terminare, la pace torni in Europa e l'economia allenti questa tensione. L'inflazione abbinata a un processo di recessione fa male a tutti, anche se apparentemente qualcuno pensa di approfittarne. Credo che ci abbiamo bisogno quindi di un'economia che per un anno, dopo pandemia, dopo guerre, dopo inflazione, possa veramente ritrovare un po' di tranquillità e le famiglie stesse possano affrontare, diciamo, i prossimi anni in maniera più serena. L'auspicio è di poter dare un contributo per quello che possiamo a livello regionale. Io auguro un anno di serenità, di tranquillità, di poter realizzare i loro progetti e soprattutto di poter realizzare le loro aspirazioni personali, che possono essere anche quelle condivise con la comunità, la famiglia in cui vivono. C'è grande bisogno di ritrovare il nostro senso della comunità e lo dobbiamo fare tutti insieme, dobbiamo essere anche in condizione di farlo tutti insieme. Auguro ovviamente tanta salute, tanta serenità, tanta gioia familiare e da un punto di vista politico di ovviamente vivere una regione che sia all'altezza di questo nome da un punto di vista dei servizi, da un punto di vista della sanità, da un punto di vista delle infrastrutture e ovviamente anche e soprattutto pensando ai più giovani di potersi anche realizzare professionalmente nella nostra regione senza dover fuggire da altre parti in Italia o nel mondo. Sì, che dopo la crisi pandemica e la crisi energetica che sia un anno migliore dal punto di vista di lavoro, più attenzione alla sanità, ma soprattutto che non ci siano persone che abbiano il proprio posto di lavoro a rischio, perché questo è un tema principale. Quindi auguro a tutti i toscani che vivono un 2023 sereno, con un posto di lavoro e che possono mantenere al meglio, con la dignità che meritano, le proprie famiglie. Auguro la salute a tutti i toscani e a tutte le toscane, perché proprio dalla fase nella quale usciamo vediamo quanto la salute sia importante. Dopo la salute, il lavoro, che è l'altra delle nostre priorità, un lavoro magari con meno precarietà, un lavoro che dia dignità e che dia la possibilità comunque di avere, dire, una condizione economica dignitosa. E poi mi auguro che tutto quello che è un po' stato messo a fuoco dal punto di vista della progettualità dei progetti PNRR, delle politiche rivolte ai territori e alle comunità toscane possa trovare la loro attuazione.
Auguri anche da parte nostra, ci rivedremo nel 2023, venerdì 6 gennaio vi riproporremo la sintesi di un anno di attività del Consiglio regionale. Il 13 gennaio torneremo in onda ogni settimana con la formula abituale. Buon anno!